Messi, chuta Messi, gol. Messi, immense Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 pilota Alves, Alves en profunditat per Luis Suárez, entra a l'àrea, el control, el xut, gol! Semblava una jugada d'atac normal i corrent. El control de Luisito Suárez és boníssim després de la passada en profunditat de Dani Alves i la rematada de Matador, creuada lluny de l'abast d'Iker Casillas. Gol! Desmarcatge en profunditat de Luisito, passada de Dani Alves, control i barraca! Gol del Barça! Gol providencial de Luisito Suárez. Barça 2, Real Madrid 1. Olele, olala, ser del Barça és el millor que hi ha. Olele, olala, ser del Barça és el millor que hi ha. Olele, olala.
millor que hi ha. Olé, olé, olá, olá, ser del Barça és el millor que hi ha. Olé, olé, olá, olá, ser del Barça és el millor que hi ha. Olé, olé, olá, olá, ser del Barça és el millor que hi ha. Eccoci che siamo in diretta su RadioRomaFutura.it. Questo è Radio Barça Italia. Ci scusiamo per il ritardo, ma stavamo provando a utilizzare anche la diretta di Facebook. Ci stiamo provando. Lorenzo ci sta aiutando. Vediamo se riusciamo a farvi vedere come facemmo in Club de Football. Massimo Organte che vi parla, Radio Barça Italia.
con me in diretta, ovviamente subito in collegamento telefonico da Somma Vesuviana abbiamo chi? Ovviamente il mitico Francesco Buonacura. Ciao Fra, come stai? Ciao Max, benissimo, benissimo, buona mia a tutti culè. Bene, 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 oggi è una puntata anche molto scoppiettante, ritorniamo proprio a discutere di Barça. Scoppiettante Max, però oserei dire abbastanza letteraria, e poi ti spiego il perché. Va bene, va bene, va bene, ci abbiamo tanti argomenti, stiamo aspettando anche il nostro Alberto Polinori, che sta ovviamente preparandoci e preparandosi anche per dopo, per la trasmissione di Dialogando con Latin America. Caro Francesco, Barça che noi l'avevamo lasciato prima della Champions contro l'Arsenal. Io fortunatamente ero lì insieme ad Andrea Fabiani, abbiamo visto una bella partita, 3 gol dell'MSN, specialmente quello di Luis Suarez, è stata una partita fantastica. Il Barça ovviamente ha legittimato questo suo grande passaggio del turno e adesso arriva la sosta, dopo aver pareggiato 2-2 al Madrigal, diciamo 2-0 purtroppo, pareggiato 2-2 al Madrigal contro il Villarreal, però insomma aumentiamo i punti perché l'Atletico non ha vinto, perché il Madrid ha vinto, ma insomma sulla seconda aumentiamo i punti. Se Liga Meiro mette il rigore, il Real non la vince. Esattamente, però noi ci abbiamo anche dalla parte nostra, che adesso ci sarà lo scontro diretto ovviamente nel classico del Barça, appunto, ricordiamo sabato 2 contro quelli là non li pronunciamo, quelli là. Però Francesco, prima di entrare, noi dobbiamo andare a sentire il nostro primo collegamento telefonico, perché per motivi insomma suoi non può stare molto con noi, però ci sembrava giusto ascoltare la sua voce, cioè di Valeria, la nostra grande amica Valeria.